sottosegretario Bob a Napoli per il confronto sulle linee guida per la riforma del terzo settore. Lei sta già girando da un po', l'Italia. Come sta andando questo confronto? Direi molto bene la scossa data dal Presidente del Consiglio Renzi con il famoso tweet di quasi un mese fa, ha diciamo, creato un processo di mobilitazione positiva e propositiva. E questo significa che dentro il mondo associativo, volontario, terzo settore, ci sono tante energie che hanno sentito in qualche modo, da un lato, di essere riconosciute, dall'altro, una chiamata ad una responsabilità più grande, oltre anche al loro stesso compito associativo, cioè quello di contribuire, di essere protagonisti di una fase di straordinario cambiamento di tutto il paese. Quindi, nonostante la crisi economica, il volontariato resta una risorsa per questo paese. Resta assolutamente una risorsa perché è un talento originario di tante nostre comunità territoriali, è il frutto di una iniziativa che nasce dalla libertà di associarsi e di associarsi per costruire delle opere, delle attività di utilità sociale, per costruire una disponibilità all'impegno civico, per realizzare un processo di cambiamento che nasce dalle persone, perché le persone, quelle che costituiscono le comunità e le comunità delle comunità fanno forte e grande una nazione. In questo contesto lei oggi si confronta anche con il CSV Napoli. I ruoli degli organismi in qualche modo hanno fatto da coordinamento e da erogatori di servizi, come per esempio il CSV, quali possono essere per il futuro? Ma penso che vorremmo dare nel disegno di legge delega un ruolo non solo alle realtà associative, associazioni, volontariato, cooperative, ma un ruolo anche alle reti organizzate, perché questo mondo sia capace di svolgere meglio le proprie funzioni, il proprio compito, ha bisogno in qualche modo un po' di uscire da una certa frammentazione. E allora le reti strutturate, organizzate, come sono la rete dei CSV in tutta Italia, può essere uno strumento che facilita l'aggregazione, orienta a dei compiti comuni e allo stesso tempo offre, attraverso i servizi, la possibilità di consolidare le esperienze che nascono spontaneamente, che hanno bisogno però di un sostegno per poter durare nel tempo. Grazie.